direi che in qualche modo viene introdotto anche il passaggio alla presentazione dell'architetto D'Albertini, in quanto nel parlare del paesaggio, della coscienza del paesaggio, eccetera, ci parlerà anche di quella che è un elemento, di quello che è un elemento importante del paesaggio. Personalmente, insomma, lo vivo fortemente questo aspetto, che è quello della cosiddetta cittadinanza attiva, della partecipazione. Giustamente prima si parlava di multidisciplinarità, interdisciplinarità, si parlava del sociologo, si parlava dell'architetto. L'opinione spesso dei cittadini per chi amministra non è semplice, in quanto le opinioni sono diverse, quindi facciamo un momento di sintesi, che bisogna prendere in mano tutte le diverse opinioni, fare sintesi. Non sempre le sintesi sono popolari, l'importante, io dico sempre, è che avere una visione il più lunga possibile, no? Perché poi alla fine noi ce ne andiamo, ma il territorio più o meno gestito bene, più o meno gestito male, rimane. Ecco quindi che condividere con la cittadinanza, condividere con soggetti diversi del territorio interventi importanti di pianificazione, sicuramente consentono di condividere, ma anche di ridurre quella tensione, quella contrapposizione sociale che sicuramente i cambiamenti nel territorio hanno al loro interno. Quindi passerei la parola all'architetto Lamettini. Grazie, buonasera a tutti, grazie ancora per avermi invitato a questa serata e a questo confronto multidisciplinare su temi che sicuramente fanno parte sia della mia attività professionale che didattica che di ricerca e che quindi mi portano questa sera appunto a condividere con voi lo sguardo e il contributo della disciplina all'interno della quale opero, che è l'architettura del paesaggio. Il titolo che ho dato a questa comunicazione è un titolo che agli architetti ricorda sicuramente uno strumento e una pubblicazione molto nota degli anni 40, del 41. Mi riferisco a una, diciamo, un masterpiece, Siegfried Guidon, che appunto pubblica nel 1941 Space, Time and Architecture, è un contributo fondamentale che, come tutti sappiamo, ha guidato e orientato in maniera significativa quello che è stato il grande sogno del moderno, del movimento moderno, e che quindi ha orientato gli sguardi sulla trasformazione delle nostre città di più di una generazione, in un modo che però spesso, purtroppo, ha portato anche ad analizzare quelle che erano le grandi utopie del movimento moderno e quindi a collocare, diciamo così, sulle nostre città uno sguardo che noi oggi ancora ereditiamo, che è uno sguardo di tipo generalista, se vogliamo. Quindi uno sguardo che porta, per esempio, per quanto riguarda la lettura dei vuoti, degli spazi pubblici, il cosiddetto verde attrezzato, ad utilizzare spesso strumenti di lettura non adeguati. Tendiamo appunto, è già stato evidenziato anche in precedenza, tendiamo ad utilizzare ancora, soprattutto nei nostri strumenti normativi, delle modalità di interpretazione sia dell'esistente che di quelli che potrebbero essere appunto i temi e i modi per ambientare le trasformazioni, che non tengono conto dell'eterogeneità, della complessità, dell'articolazione di spazi con funzioni e ruoli diversi e che quindi in qualche modo continuano a lavorare su un concetto di monocultura urbana, come a suo tempo l'ha definita un grande architetto e urbanista belga, Lucien Krol, che si definisce anche anti-urbanista e anti-architetto, e quando invece il nostro contributo, soprattutto nella dimensione contemporanea, è quello che ci dovrebbe portare a riconoscere l'eterogeneità e quindi la diversità e quelle che sono anche le diverse specie di spazi aperti che
contribuiscono a rendere tali le nostre città come elementi di valore da utilizzare anche all'interno di quelli che sono i nostri strumenti di progetto. E quindi il primo invito che viene appunto da fare è quello di cominciare a parlare molto meno o quasi più di verde urbano, di verde attrezzato, di verde in generale, e invece cominciare a parlare di spazi aperti, spazi pubblici, specie di spazi aperti, di paesaggio a tutte le scale, sapendo che questo ci induce ad utilizzare uno sguardo molto più critico, molto più attento, capace di indagare quelle che sono le differenti profondità storiche che in molti casi guidano il nostro apprezzamento e riconoscimento dei luoghi, degli spazi, delle città che abitiamo, ma anche di diversi valori, diversi ruoli dal punto di vista, appunto, come dicevo prima, ecologico, funzionale, sociale, figurativo. L'architettura del paesaggio, che è appunto la disciplina all'interno della quale conduco la mia attività, è una disciplina abbastanza recente, ha più o meno 100 anni di storia sulle spalle. Qual è che cosa si occupa, qual è la missione dell'architettura del paesaggio? È quella di lavorare a tutte le scale, sia temporali che spaziali, sul piano, il progetto e la gestione degli spazi aperti, utilizzando gli elementi e gli strumenti che vengono dati dallo studio dell'ecologia, dell'arte, della sociologia, quindi utilizzando un approccio olistico e multidisciplinare per intervenire proprio su quelli che possono essere le modalità per orientare le trasformazioni. Per l'architettura del paesaggio, per il paesaggista, il vuoto non è qualcosa, un'entità da riempire. Il vuoto in sé è prima di tutto un piano biologico. È nel vuoto che si può appunto riprodurre la vita animale e quella vegetale. E in questo senso, quindi, lo spazio aperto, i vuoti, costituiscono una risorsa fondamentale dal punto di vista appunto ecologico ambientale, ma costituiscono anche una risorsa fondamentale per l'immaginario. E come spazio aperto noi parliamo anche di un luogo, spazio, di uno spazio multiplo, cioè un ambito dove possiamo tenere spalancate anche le porte dell'immaginario, dove possiamo condurre la vita di tutti i giorni, trovare esplicitate dove possiamo avere modo quella che è la vita all'aperto, quindi di vivere lo spazio abitabile all'aperto della nostra vita ordinaria, però mantenendo sempre accesa la nostra capacità anche di abitare poeticamente la terra e quindi di vivere in luoghi che sono anche poetici. In questa accezione, quello che mi premeva sottolineare è che oggi più che mai abbiamo bisogno di ripensare allo spazio aperto come anche al luogo dove coltivare una nuova idea di giardino, sì, di giardino, senza che questa parola, questa espressione, il recupero di questa figura debba però indurci a pensare a grandi dame con cappelli bianchi, guanti di seta che coltivano i loro giardini segreti, i loro spazi prestigiosi e privati, bensì pensare al giardino esattamente come a quell'entità che già anche Rosario Assunto, filosofo, esteta e studioso appunto di estetica del paesaggio, ci raccontava come l'ambito di mediazione tra terreno, tra luogo ideale e luogo reale, come anche l'ambito di mediazione tra quelle che sono le nostre capacità di rapportarci esteticamente alla natura e all'ambiente e alle risorse naturali. Quindi l'idea di giardino come non solo come recinto all'interno del quale coltivare una natura con finalità estetiche, ma soprattutto l'idea di giardino come luogo di cura, come luogo di attenzione a quelle che sono le risorse naturali e anche la nostra capacità di rapportarci in maniera diretta, immediata, ad un sistema vivente, che è quello che appunto governa il recinto e non più solo quello del giardino. E in questo senso credo che
l'idea che nella contemporaneità si sia anche trasformata proprio la visione stessa del giardino come simbolo di resistenza attiva al degrado dei luoghi dell'abitare, credo vada considerata il riferimento anche a tutta una molteplicità di espressioni, di attività, di esperienze, di figure che a livello internazionale appunto ci raccontano che attraverso appunto lo strumento, la figura di questo spazio che è appunto un emotopo attivo in tutte le società, in tutti i tempi, quello appunto di Tertulia del Giardino, noi possiamo ritrovare la nostra capacità di rapportarci a quella che è una nostra responsabilità della cura dei luoghi, così come anche precedentemente è stato richiamato. Quindi il giardino diventa una metafora etica in qualche modo, una figura attraverso la quale riappropriarci anche della nostra capacità e della nostra possibilità di orientare le trasformazioni ora, nell'immediato, in quello che ci sta vicino, che c'è prossimo. Mi piace parlare di giardino più che di paesaggio in questo momento, perché il paesaggio ci porta appunto a prendere in considerazione forse sistemi molto più complessi. Parliamo di giardino e parliamo di azioni precise, puntuali, che possiamo orientare. E questo non significa non prendere in considerazione tutte quelle che sono le fondamentali visioni di sistema e appunto le strategie di raccordo tra tutte quelle che possono essere le attività di intervento per la rigenerazione della città. Se abbiamo messo in evidenza fino ad ora una serie di parole chiave, di una figura, appunto quella del giardino come elemento guida, vorrei precisare che il campo d'azione in cui noi possiamo appunto muoverci, il nostro paesaggio urbano, è in qualche modo, come ci dice la Convenzione Europea del Paesaggio, che è stata richiamata in apertura dalla senatrice Puppato, è spazio di vita delle popolazioni, questo ci dice la Convenzione Europea. Ma attenzione, le popolazioni, questo non lo scrive la Convenzione, a me piace aggiungerlo, però per popolazioni non possiamo intendere solo quelle umane, ma anche quelle vegetali e animali, proprio perché in questo modo noi possiamo coltivare la nostra capacità di essere custodi della terra che abitiamo e anche del tempo che abitiamo, perché spesso ci dimentichiamo che c'è un'altra risorsa preziosa e che non è sostituibile, che è il nostro tempo, la durata del tempo e del passaggio su questa terra, che noi abbiamo in qualche modo il dovere anche di utilizzare in termini appunto di responsabilità etica e di attenzione a quelli che sono i processi del vivente, di cui noi facciamo parte. Tempo fa ho pubblicato un volume all'interno del quale mi ero proposta di mettere in evidenza alcune possibili azioni o temi chiave basati sulla definizione di una sorta di semplice strumentario di intervento sui paesaggi. Tra queste azioni ne ho scelte tre da evocare, da condividere con voi: coltivare l'immaginario, lavorare in prossimità, incoraggiare la natura urbana. Perché coltivare l'immaginario? Perché senza la capacità di immaginazione noi non possiamo avere la capacità di prefigurare il cambiamento e di guidare in qualche modo anche possibili trasformazioni. Coltivare l'immaginario significa che anche attraverso interventi legati a azioni di arte urbana, di arte civica, anche temporanea, possiamo cambiare la percezione dei luoghi, anche solo temporaneamente, con interventi leggeri, come quelli che per esempio vengono coltivati in tanti festival di arte urbana a livello internazionale, anche qui in Italia. Le immagini che vedete riferiscono al lavoro di un collettivo madrileno, Lux Interruptus, che all'interno di un festival a Melbourne di qualche anno fa ha realizzato questa grandissima installazione che è andata a colonizzare tutta una ampia arteria stradale, restituendola ad un uso tattile ai pedoni,
con migliaia e migliaia di libri aperti e illuminati con semplici lampadine, proprio per mettere l'attenzione su questa possibilità di recuperare i luoghi, gli spazi della mobilità come spazi invece della pausa, della lettura, della sosta. Ralph Nittaus, un fantastico artista tedesco, lavora invece in una maniera completamente diversa, ma sempre con l'intenzione di formare dei grandi atleti dell'immaginazione, attraverso l'utilizzo di un tagliaerbe, di un tosaerbe, di un decespugliatore, realizza grandi tatuaggi sui prati delle città o dei luoghi su cui interviene, semplicemente per far emergere storie non raccontate. In questo caso siamo a Lipsia e qui l'idea è stata quella di semplicemente come un grande tatuaggio ricostruire quelle che potevano essere i pilastri di un ponte per un immaginario collegamento di un parco tagliato in due da un inserimento di una nuova infrastruttura viaria. Interventi semplici, effimeri, che però chiedono di essere condivisi, raccontati, che permettono anche di far emergere un modo diverso per guardare le cose. Lavorare in prossimità, questa parola prossimità trovo che sia ricca di moltissime sfumature semantiche e di grande profondità, nel senso che la nostra lingua ci dà proprio questa possibilità di lavorare su sfaccettature diverse. La prossimità non è quella che riguarda solamente ciò che ci sta vicino nello spazio e nel tempo, ma la prossimità è quella che ci parla di legami di parentela, di amicizia, di legami affettivi, è quella che ci porta quindi a prenderci cura dei luoghi per coltivare un ethos affettivo anche di quelli che sono i luoghi prossimi e gli spazi abitabili vicini alle nostre case. Ed è un po' quello che succede con il movimento dei community garden, che anche in Italia sta avendo grande successo e grande diffusione. Le immagini che vedete riferiscono a un community garden storico, Quill Paper a Londra. Si tratta semplicemente di spazi che vengono coltivati come giardini per i cittadini e dai cittadini stessi attraverso degli interventi condivisione che portano appunto a lavorare su spazi abbandonati, marginali, per convertirli in spazio pubblico appunto gestito direttamente dai cittadini. Incoraggiare nature urbane. Incoraggiare le nature urbane può voler dire molte cose. La prima intanto è che in fondo se pensiamo agli abitanti delle nostre città potremmo dire che le prime nature urbane siamo noi che le abitiamo, perché questa c'è anche un po' la necessità di cominciare a rileggere noi stessi come parte di un sistema integrato di relazioni viventi. Incoraggiare le nature urbane significa anche avere la capacità, per esempio, di intervenire su ampie superfici a parcheggio, quelle sovradimensionate che si continuano a trovare nelle nostre periferie, con interventi di depaving per trasformare queste ampie superfici cementificate in, giardini lineari, rocciosi, di tipo urbano. È un po' quello che fanno molti collettivi di artisti e paesaggisti a livello internazionale. Questo è un intervento di Vagon Landscaping che interviene su una macchina portuale abbandonata, quindi un intervento di depaving che poi dà luogo alla costruzione di un parco lineare lungo la panchina, quindi interventi che vanno anche nel senso dell'autocostruzione. Infine, queste immagini riferiscono invece ad un lavoro più strutturato, dove gli interventi di depaving e di recupero di ampie porzioni di terra e di suolo fertile all'interno della città vengono realizzate nell'ambito di un progetto molto più articolato, molto più ampio, condotto con un master plan operativo elaborato dal basso dallo studio di architettura Gibbons, sempre a Londra, dove appunto tutto un insieme di spazi aperti, di spazi pubblici è stato restituito ai cittadini con interventi che mettono insieme temporalità e forme di gestione diversificata, come nel caso di questo giardino di comunità temporaneo che è nato da dove fra qualche anno dovrà invece
passare a una nuova infrastruttura viaria, in attesa che questo succeda, questa risorsa spaziale è stata resa subito disponibile all'uso dei cittadini. Finisco con una velocissima rassegna, diciamo così, di quelli che potrebbero essere degli strumenti inventivi, così li definisco, cioè a dire che non abbiamo solamente gli strumenti normativi consolidati, ci sono delle modalità di lavoro che fanno leva sul concetto di patti di gestione, patti tra appunto enti privati, pubblici, istituzioni pubbliche, università, associazioni di cittadini, usiamoli. Possiamo per esempio parlare di ricercazione, come nel caso di questo intervento che ho condotto con la collega Tessa Martini all'interno di un progetto con l'Università degli Studi di Firenze che ha portato all'inserimento di un itinerario ludico didattico nell'ambito di un parco storico. L'itinerario ludico didattico è servito per fare tutta una serie di operazioni di manutenzione all'interno di questo parco di origine poggiana, dove nel tempo sarà un po' perso il senso del valore e della particolarità del luogo storico, dove si trovavano gli stessi arredi, il tavolo da picnic piuttosto che la banchina arredo uno più che si possono trovare da Klondike a Canicati, sempre uguali. Invece l'idea è stata quella di sostituire tutta una serie di elementi con degli episodi, diciamo così, che lavorano sul tema del parco storico in maniera specifica. Non c'è tempo ora per parlarne in maniera più approfondita, ma semplicemente voglio mettere in risalto come questa ricerca sia stata sponsorizzata da una famosa ditta di moda, una firma internazionale che come unica sua modo per essere ricordato ci ha permesso di realizzare un'installazione con un prato fiorito a richiamo appunto di uno dei prodotti clou della casa di moda stessa, quindi solo l'idea di un'evocazione. Altre attività inventive sono quelle che portano appunto alla realizzazione di workshop. Questo riferisce per esempio a un workshop che è stato realizzato l'anno scorso nel Montello per ripensare alla polveriera di Volpano, organizzato dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche, dove anche la senatrice Buffato ha avuto modo di essere presente e dove sono state trovate, cercate delle modalità di gestione inventiva per un bosco di cui non si sa bene ancora che fare. Concludo con questo episodio, questa esperienza di un intervento di comunità attiva. Siamo nell'Appennino Tosco-Romagnolo, siamo in provincia di Forlì, il paese di riferimento, il mio paese di origine, San Piero in Bagno, vado molto orgogliosa di questa esperienza. E qui un'associazione locale, l'associazione Faro di Corzano, si è operata per recuperare il percorso di un'antica mulattiera, ormai ammalorata, ormai abbandonata, attraverso un intervento di ricostituzione e di ricostruzione che ha visto all'opera 150 volontari dell'associazione che hanno recuperato la manovalanza locale, le maestranze locali, e che hanno quindi ricostituito un segno identitario fondamentale per appunto la comunità locale, restituendo un bene comune all'interno di quello che poi è stato un processo veramente molto, molto sentito e molto forte di cittadinanza attiva. E concludo con una citazione che mi sembra particolarmente calzante, per il fatto che parlare di paesaggio significa sempre parlare di come noi siamo in grado di orientare le trasformazioni dei luoghi, degli ambiti paesistici, alla scala ampia come alla scala locale. Gunther Anders scrive: cambiare il mondo non basta, lo facciamo comunque, e in larga misura questo cambiamento avviene persino senza la nostra collaborazione. Il nostro compito è anche di interpretarlo, e ciò precisamente per cambiare il cambiamento, affinché il mondo non continui a cambiare senza di noi e alla fine non si cambi il mondo senza di noi. Grazie.